Francesco De Rosa. Ciao Francesco. Ciao, ciao Giulio. La forma video. Sì. Si dice oggi il video è la forma vincente, no? Perché certo, se tu devi anche banalmente vuoi fare MasterChef a casa, per bravo, dire, prendi il cellulare e vai a vedere il tutorial su come si esatto, fa, ne so, la pastiera, visto che è tempo di Pasqua, no? Esatto. Ecco, oppure non lo so, per qualsiasi strimpellare la chitarra, che vai, prendi gli accordi, le note, la teoria ho spartito, buonanotte. No, 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 no. Vai a vedere il tutorial, vedere il video su YouTube e via. Oppure vuoi conoscere un professionista come facciamo noi, mi serve, non so, uno psicologo, che vai 4-5 minuti di video, certo, e certo, capisci certo già tutto. Quindi funziona tanto questo video. Assolutamente sì, perché le persone prendono il cellulare e immediatamente guardano quello che, insomma, che volevano, che stavano cercando. E soprattutto il video è immediato. Assolutamente, cioè, no? Sì, arriva fruibile subito. Allora tu in che campo lavori? Perché il video può essere, ecco, il video musicale. Certo. No? Certo. Che là c'è proprio anche una forma anche di recitazione, sì, artistica, sì, e tutto sì, lo scenario da costruire. Può essere il video, ecco, reportage, filmiamo, non so, il dietro le quinte, esatto, di By Night Roma, eh. Esatto, è proprio questo, è bello. Tu all'inizio hai parlato di immagine, no? Sì. Il videomaker è questo, cioè è una persona che racconta attraverso le immagini. È il lavoro più bello del mondo. Quando mi chiedono che lavoro fai, il videomaker, ci sono due reazioni principali. Cioè, che vuol dire quella? Oppure, figo, perché c'è chi capisce cos'è. E appunto questo raccontare attraverso le immagini è molto bello, perché ti permette di spaziare da un contesto all'altro, dal video musicale al tutorial di cucina o al servizio giornalistico di un'auto, di una moto. Infatti, è bellissimo proprio per questo, perché è vario. Infatti, tu nel tuo concreto raccontaci un po' su quale campi hai lavorato. Diciamo che io ho fatto diverse cose. Ho cominciato innanzitutto da YouTube, che è un po' non guardo mai in camera, perché guardo soltanto te. Esatto, bravo, ci piace. Esatto. Io anche guardo sempre gli ospiti, lo sai. Oggi invece infatti, sono stato condizionato al fatto che tu sei un videomaker, te esatto, lo giuro. Quindi dobbiamo guardare vedere, lì. Se tu, Francesco, vai a vedere i miei video sulla sì, pagina Facebook, ti accorgi sempre che sto sempre, anzi mi rimprovero perché poi sto così. No, il invece fatto che tu sei videomaker mi ha condizionato. Veramente, esatto, a pensare che adesso mi metto per bene, perché esatto, sennò poi esatto, lui che è videomaker, c'è l'occhio esperto, riguarda il video e dice guarda questo come sta in camera. Infatti, quindi comportiamoci bene. Allora, io sì, ho cominciato YouTube, che è stata un po' una finestra, no? che mi ha portato a questo mondo. E poi da lì sono stato notato da alcuni creators con i quali poi ho collaborato e ho cominciato appunto questo mestiere. Il tuo lavoro come si svolge? Cioè, vieni contattato? Sì, vengo contattato innanzitutto dal cliente, poi c'è tutta la pre-produzione in cui si imposta un po' il lavoro, quindi io proprio vecchio stile, carta e penna, mi scrivo tutto, faccio un elenco di tutte le cose che devo fare in modo dettagliato, poi arrivo, diciamo, sul set o dove, insomma, dove sia per girare, e quindi c'è questa seconda parte che è la parte in mezzo dove viene girato il video. E poi infine c'è la post-produzione, ovviamente, che è tutta la parte dopo, no? Post, appunto, dove viene costruito il video, perché l'immagine ma viene... infatti quella è la parte, tra virgolette, che per me, tra virgolette, per me sono neofita, mette più paura, cioè, come cavolo sì, fate? Sì, più che altro è rischiosa, perché tu con le immagini puoi fare quello che vuoi, nel senso, le immagini vengono create, appunto, e il montaggio è tutta un'altra cosa. Il montaggio è la riscrittura di quelle immagini, cioè io posso riprenderti e posso mettere, magari, che ne so, una musica triste e farti apparire come un soggetto che in questo momento, non so, l'ha lasciato la ragazza, sta male, oppure posso fare un montaggio per il quale tu sei anche vestito così, ne so, suoni la chitarra, sei un rocker, che ne so. Sì, è vero, comunque. Esatto, lo sai, esatto. Vabbè, si capisce. Sì, sì, si capisce. No. Però col montaggio ti posso anche rendere un tristone. No, ma effettivamente è proprio così. È proprio sì, così. Sì, sì, hai in progetto di mettere su qualcosa? In realtà vorrei continuare a fare questo lavoro, allargare i miei contatti e quindi cercare di lavorare, insomma, il più possibile per continuare a raccontare, insomma, attraverso le immagini. Grazie Francesco. Grazie a te Giulio.